Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento. Il piacere di presentarvi l'ospite in collegamento con noi oggi è tornato Francesco Amodeo, giornalista d'inchiesta, scrittore. Ciao Francesco. Ciao Francesco, un saluto a te. Ecco, Francesco ha scritto libri di grandissimo successo, uno per tutti, La Matrix europea, ma è da poco uscito il suo ultimo lavoro. Prego la regia di mandare in sovraimpressione la copertina. Eccolo qui, il Diego rivoluzionario, il pugno che sfidò gli imperialisti per riscattare i sud del mondo. Ecco, non è un libro, Francesco, che si sofferma sulla storia agonistica, calcistica, sul personaggio di Maradona, ma è un libro diverso che parte da lì per toccare una serie di questioni molto importanti anche per la nostra attualità. Vuoi spiegare di che si tratta al nostro pubblico? Francesco, forse la più importante denuncia che io abbia mai fatto del neoliberismo e del progetto di nuovo ordine mondiale. So che risulterà strano vedendo in copertina un calciatore di fama mondiale come Diego Armando Maradona, ma ti assicuro che i lettori rimarranno assolutamente sorpresi. Non dimentichiamo che il neoliberismo nasce ufficialmente in Cile, quindi in Sud America, con il golpe di Pinochet ai danni di Allende. Quel golpe, da documenti desecretati, sappiamo che è stato fomentato, voluto, indotto e supportato dagli apparati americani, in particolare dall'allora segretario di Stato Henry Kissinger, e la storia di Maradona si incrocia, si scontra proprio con questo personaggio. E come? Spiega in che, perché sembrano, insomma, immaginarli sembrano persone lontanissime, Maradona e Kissinger, cioè un campione di calcio che vive a Napoli, che ha fatto la storia del mondo del pallone, con un uomo, insomma, che ha tutt'altro interesse, un uomo di potere, un uomo del potere profondo, un politico cinico, in apparenza con poco sentimento per il calcio e per lo sport in genere. Spiega come stanno insieme queste due cose. Siamo nel 1987, quindi nel pieno della guerra fredda, nel pieno di quelle operazioni anticomuniste che gli apparati americani avevano organizzato tanto in Italia con la famosa Gladio, quanto in Sud America con l'operazione Condor, ossia quella che mirava a far crollare i governi socialisti per imporre delle dittature filo-americane. Quindi siamo nel pieno della più cruenta campagna degli apparati americani contro il socialismo, contro la rivoluzione cubana, contro il leader cubano. Bene, in quell'anno Maradona aveva da poco vinto i mondiali di calcio in Messico. Era, secondo un sondaggio della IGM, era uno dei personaggi in quel momento più famosi del mondo. Gli americani provano a convocarlo per dargli un premio e Maradona rifiuta, mandandoli letteralmente a quel paese. Nel video lui farà proprio il gesto dell'ombrello, dirà: fanculo gli americani, io il premio vado a prenderlo a Cuba. Arriva a Cuba nel 1987, incontra Fidel Castro e decide di giurare fedeltà alla causa rivoluzionaria cubana. Quindi decide di aderire come testimonial della causa cubana. Che cosa accade? Poco dopo il segretario di Stato Henry Kissinger gli fa arrivare una proposta che, come direbbe nel film Il Padrino, una proposta a cui non si può rinunciare. A Maradona gli viene sottoposto un contratto. Questo lo scrive anche Diego nella sua autobiografia ufficiale e fa anche il nome di Kissinger. Gli viene sottoposto un contratto di 100 milioni di dollari per diventare il volto dei mondiali USA 94, che erano appena stati assegnati agli Stati Uniti. In cambio, però, doveva assumere la doppia cittadinanza argentina e statunitense e doveva prendere le distanze da Fidel Castro. Maradona straccia, letteralmente straccia, quel contratto voluto da Henry Kissinger e dice: io non sarò mai americano per quello che gli Stati Uniti stanno facendo al Sud America, io non firmerò mai questo contratto e non prenderò mai le distanze da Fidel Castro. Da quel momento finisce nel mirino. I mondiali del 94 verranno organizzati proprio da Henry Kissinger, che l'ho ritrovato in 16 commissioni su 20. Il presidente argentino che autorizzerà la squalifica
di Maradona Menem la sera prima della squalifica di Diego sarà ospite dei Bush nella loro residenza. Tutto questo viene ovviamente documentato nel libro ed esiste un altro precedente che vede l'opera di Henry Kissinger collegata al calcio. Siamo nei mondiali del 78, a cui io dedico addirittura un intero capitolo, perché è uno dei più grandi scandali mondiali. E quel campionato del mondo si è svolto infatti in Argentina nel pieno della dittatura di Videla. Quindi io riesco a dimostrare che durante i mondiali di calcio da una parte il mondo assisteva alle partite di pallone, dall'altra a 300 metri dagli stadi c'era la caserma della Marina dell'ESMA, dove venivano torturati centinaia di ragazzi peronisti di sinistra, ragazzi universitari, che venivano letteralmente prelevati nelle loro abitazioni, portati nei centri di tortura, poi caricati sui famosi voli della morte e lanciati vivi nell'oceano. Questo è tutto reale, tutto da documenti desecretati. Mi ha fatto una grande ricostruzione anche il giornalista di Sky, Matteo Marani. Bene, quei mondiali nel 78 erano stati voluti da Henry Kissinger perché bisognava legittimare la dittatura. Ci sono tutte le conversazioni di Henry Kissinger con il ministro della giunta di Videla, dove lui dice: i mondiali ci saranno, saranno in Argentina, io ci sarò e l'Argentina vincerà i mondiali, perché bisognava dare al mondo quest'idea di un'Argentina democratica, di un'Argentina felice. Quindi viene costruito questo Truman Show, dove né il mondo, né i giocatori, né il pubblico doveva rendersi conto di quello che stava accadendo realmente in Argentina in quel momento. E il tutto con la copertura dei media internazionali, ma soprattutto dei media italiani. Pensate che in Argentina, nello stesso palazzo, nello stesso building, c'era l'ufficio di Massera, detto il torturatore, al piano di sotto c'era l'ufficio della Rizzoli e al piano di sotto ancora c'era l'ufficio di Calvi del Banco Ambrosiani. La Rizzoli stava acquistando il gruppo editoriale Avril e doveva avere ovviamente sia i soldi da parte delle banche, e su questo interverrà ufficialmente Licio Gelli, ma doveva avere anche il supporto dei dittatori, che chiederanno quindi al gruppo di non far trapelare assolutamente nulla in Italia. Anzi, addirittura uno dei membri della giunta arriverà in Italia insieme a Licio Gelli e incontrerà tutti i principali esponenti della politica, dell'industria, della finanza italiani in un viaggio ufficiale, mentre in Argentina avvenivano quelle torture. Anzi, come ricorda Matteo Marani, e lo riporto per intero nel libro, sapevano benissimo gli italiani con chi avessero a che fare, tant'è vero che chiesero dei salvacondotti per i desaparecidos italiani. Quindi sapevano di avere a che fare con un torturatore che stava facendo scomparire centinaia di ragazzi. Questa è un po' la storia di quei tempi. Come fecero a far vincere i mondiali all'Argentina? Questo è un aneddoto, è una chicca importantissima, perché poi ci ricolleghiamo alla questione Maradona. L'Argentina in semifinale contro il Perù doveva vincere quella partita con 6 gol di scarto, una cosa impossibile, impensabile, perché il Perù era una delle squadre all'epoca più forti del Sud America. Si presentarono negli spogliatoi a parlare con i giocatori peruviani, che nel loro paese stavano subendo anche loro i risultati dell'operazione Condor, quindi anche loro una dittatura. Bene, si presentarono negli spogliatoi Videla e Kissinger. Questo non lo dico io, lo racconta Velázquez, uno dei giocatori di quella partita, che disse: noi a un certo punto ci siamo trovati il dittatore Videla addirittura accompagnato dal segretario di Stato americano, che ricordarono i buoni rapporti tra i due paesi e ci dissero che l'Argentina, per raggiungere il suo sogno, avrebbe dovuto vincere con 6 gol di scarto. Il giocatore confessa pubblicamente in una TV 30 anni dopo, però poverino, confessa: da quel momento in poi non so che cosa sia successo in campo, ma abbiamo perso per 6-0. E il portiere
che era stato sostituito con quello titolare, era di nazionalità argentina, da poco era diventato di nazionalità peruviana, quindi era di, argentino di nascita, non riusciva a prendere nessuna palla, così come gli attaccanti. E io ebbi la certezza che la partita era stata truccata, quindi l'Argentina arriva in finale grazie alla presenza di Henry Kissinger e Videla negli spogliatoi. Nello stadio, nella finale che ci sarà Argentina-Olanda, sugli spalti ci saranno insieme Videla, Kissinger e Gelli. Quindi la operazione Gladio in Italia, che ho pubblicato nel libro anche gli articoli di Repubblica di quegli anni, quando spiegano che c'era Gladio dietro l'operazione, scusate, c'era la P2 dietro l'operazione Gladio, quindi operazione Gladio rappresentata da Gelli, operazione Condor rappresentata da Kissinger e Videla, che era quel dittatore che quel tipo di operazioni miravano ad instaurare nei paesi sudamericani per portare avanti l'agenda di nuovo ordine mondiale. Non ci crederete, ma anni dopo Maradona, dopo essere stato squalificato negli Stati Uniti, una squalifica veramente stranissima, perché Maradona non fu squalificato per uso di cocaina, ma per un cocktail a base di efedrina, cioè una sostanza che serve per bruciare i grassi che qualcuno gli avrà messo in un cocktail che ha bevuto poco prima di entrare in campo. Bene, Maradona da quel momento decide di vendicarsi degli americani, aderisce con Fidel Castro e Chavez ad una operazione politica rivoluzionaria che si chiamava ALBA, acronimo di Alleanza Bolivariana per le Americhe, dove Bolivariana viene da Simón Bolívar, che era un rivoluzionario sudamericano che sognava la patria grande del Sud America in funzione antiimperialista. Maradona aderisce, diventa il portavoce ufficiale, diventa il trade union di tutti i leader sudamericani, tant'è vero che gli affidano su Telesud, la TV di Stato venezuelana, gli affidano 30 puntate politiche dove lui incontra Lula, il brasiliano, incontra il presidente Kirchner argentino, incontra Evo Morales della Bolivia, incontra il presidente del Nicaragua, incontra Mujica, li incontra tutti. È un racconto, quella trasmissione, tutta in funzione antiimperialista, ma nel 2005, e questo è uno dei capitoli più inediti del libro, Maradona decide di affossare il trattato della Free Trade Agreement, in spagnolo ALCA, il trattato di libero scambio americano che gli americani volevano per rendere il Sud America una colonia statunitense. Bush era riunito a Mar del Plata con tutti i presidenti dei vari stati americani per firmare questo trattato neoliberista di libero scambio. Maradona decide di organizzare fisicamente un treno, si chiamerà il treno dell'Alba, che parte da Buenos Aires con 160 leader rivoluzionari a bordo, tra cui il premio Nobel argentino per la pace, il regista Emil Kusturica e tutti i leader dei gruppi rivoluzionari del Sud America. Sono 160. Maradona è ufficialmente il macchinista di quel treno, che parte da Mar del Plata, parte da Buenos Aires, arriva a Mar del Plata, viene raggiunto Diego e i suoi amici rivoluzionari da 50.000 esponenti del popolo, per quel vertice che verrà definito proprio il vertice dei popoli, quindi nessun colore politico, e questo è qualcosa che noi dovremmo assolutamente imitare, il vertice dei popoli. Accerchiano il vertice dove Bush stava per firmare il trattato dell'ALCA e Bush, con quelle pressioni dall'esterno, 50.000 persone attorno al vertice, è costretto a non firmare il trattato. È la prima e unica sconfitta vera del neoliberismo da parte dei popoli, e nessuno sa che quell'operazione era guidata da Diego Armando Maradona. Qui lo vediamo in copertina. Lui raggiunge Hugo Chavez, presidente del Venezuela, nemico giurato degli Stati Uniti. Maradona indossa la maglietta Bush criminale di guerra. Lo vediamo, Bush criminale di guerra con la faccia del presidente americano. Qui Maradona sale sul palco insieme a Chavez,
come un vero e proprio leader rivoluzionario e fa un appello ai popoli sudamericani. Dice: l'Argentina tiene dignità, il Sud America tiene dignità, dobbiamo combattere Bush, dobbiamo combattere il neoliberismo, dobbiamo combattere l'imperialismo. Frasi che non avremmo mai pensato di sentire nella bocca di Maradona, invece le ha pronunciate sul palco a Mar del Plata. Da quel momento cominciano poi le varie trasmissioni televisive e Maradona diventa il trade union dei leader dell'ABA. Pensa che addirittura il presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, e ci sono anche le fotografie ufficiali nel libro, aveva intenzione di creare il Gran Canale del Nicaragua, che doveva essere la risposta sudamericana al canale di Panama, quindi al bloccare il monopolio del commercio in mano agli Stati Uniti. Questo Gran Canale del Nicaragua lo avrebbe finanziato in parte anche i cinesi, nemici giurati degli USA, soprattutto in quel tempo. Bene, quando Daniel Ortega ha pronto il progetto, convoca Diego Armando Maradona, lo convoca per spiegargli tutti i dettagli del progetto. In un incontro a porte chiuse, dove poi io ho trovato le fotografie però sul sito del governo del Nicaragua, perché convoca Maradona? Perché Maradona avrebbe dovuto portare il progetto agli altri leader sudamericani. Infatti in quel viaggio, in quel tour, Maradona proveniva dal Venezuela ed era poi diretto a Cuba. Stava provando a mettere tutti i leader sudamericani attorno a questo progetto che gli americani proveranno a far fallire in tutti i modi. Purtroppo, i leader dell'Alleanza Bolivariana delle Americhe a poco faranno tutti una brutta fine. Nel libro è specificato anche in che modo. Questo è il Maradona che io racconto nel libro. Ci sono tutte le lettere originali tradotte in italiano che si scambiava con Fidel Castro, la corrispondenza con Hugo Chavez, tutti gli incontri che ha avuto con i leader sudamericani, tutto in funzione anti-statunitense. Maradona lo ribadisce nel video, riporto alcuni virgolettati, dice: io non sono comunista, io sono per il popolo, non so se sto appoggiando i leader giusti, ma io appoggio chiunque vedo andare contro l'imperialismo, contro gli Stati Uniti e a favore del popolo, che è l'unica cosa che io ho a cuore, e lo ha sempre dimostrato, perché tutta la sua carriera calcistica, dalla squalifica del 91 in Italia a quella del 94 in America, alla sua tragica fine, sono state oggetto di quelle che è stata la sua propensione ad aiutare i popoli contro questi poteri forti. Quindi questo è un Maradona assolutamente inedito e ti dirò, Francesco, è la prima inchiesta al mondo sui mandanti politici degli attacchi a Maradona. Nessuno è stato in grado di mettere in relazione la proposta che Maradona ha rifiutato ad Henry Kissinger nel pieno della guerra fredda, nel pieno delle operazioni che Kissinger stava creando tanto in Italia quanto in Sud America per punire i leader politici o i personaggi noti che si avvicinavano ai leader socialisti o a Fidel Castro. Nessuno ha messo in correlazione questa operazione di Maradona col fatto che Kissinger fosse il presidente delle commissioni di USA 94. Addirittura ricevette in quell'occasione il membro ad honorem della FIFA, quindi fu addirittura premiato dalla FIFA. Il presidente della FIFA lo volle addirittura nella commissione anticorruzione, quindi Kissinger aveva un potere immenso sulla FIFA, anche perché il famoso presidente della Federazione Argentina, Grondona, ossia colui che ufficialmente ritirò Maradona al Mondiale del 94, era stato messo in quella posizione dalla giunta di Videla nel 1978, quindi dalla giunta militare di Videla, ed è rimasto in carica anche quando la giunta è caduta ed è stata poi accusata di tutti i crimini che ha fatto. Il presidente della Federazione Argentina è rimasto al suo posto come esponente di quei poteri, come braccio nella FIFA degli apparati americani, e sarà colui che contro gli interessi della Federazione Argentina ritirerà Maradona, anche perché c'era all'epoca un conflitto di interessi incredibile. Il presidente della Federazione Argentina era anche il vicepresidente della FIFA, quindi quando la Federazione Argentina si sarebbe dovuta opporre alla decisione della FIFA di ritirare Maradona per un cocktail
che lui aveva bevuto a sua insaputa, perché non trovarono cocaina, trovarono efedrina, che era una sostanza che veniva venduta legalmente in America e non era neanche legale in alcuni sport. Quindi era ovvio che qualcuno avesse messo quel cocktail a Maradona. Maradona chiese di fare ricorso, ci furono le controanalisi e si resero conto che nelle controanalisi c'erano delle grosse anomalie. Questo risulta nella inchiesta di alcuni importanti giornalisti argentini. L'inchiesta si chiama Il giorno che gli tagliarono le gambe, l'ultimo Maradona, il giorno che gli tagliarono le gambe. Questi due giornalisti affermano che quando si andarono a fare le controanalisi per Maradona, l'avvocato di Maradona si rese conto che sulla provetta era scritto il nome di Maradona e il nome della sostanza che era stata trovata, mentre la legge imponeva la regola del doppio cieco, cioè chi analizza nelle controanalisi non deve sapere né a chi appartengono quelle analisi né qual è la sostanza da ritrovare. Quindi la Federazione Argentina avrebbe potuto con un ricorso bloccare la squalifica di Maradona. Invece Grondona era presidente della Federazione Argentina, ma vicepresidente della FIFA. Era stato messo in quella posizione dalla giunta militare filoamericana, dagli amici di Kissinger, che invece volevano tutto il peggio per Maradona. Cioè volevano portarlo negli Stati Uniti perché avevano bisogno di attirare il pubblico e poi dovevano squalificarlo per quello che lui si era rifiutato di fare, ossia prendere le distanze dalle cause anti-imperialiste. Questo, Francesco, credo che abbia in qualche modo sorpreso anche te, perché quando vedi un libro con Maradona in copertina tutto puoi immaginare, ma meno che una denuncia del neoliberismo e dell'agenda del nuovo ordine mondiale. No, devo dire che ho ascoltato con grande interesse questa interessante ricostruzione che ci mostra un Maradona poco conosciuto, cioè i media l'hanno sempre presentato come una specie di personaggio un po' naif, con tanti vizi, ecco, però un esempio quasi di leggerezza da non imitare, non un uomo impegnato che invece è stato al centro anche di battaglie politiche molto importanti per come tu le stai ricordando. A proposito di P2, ecco, Gelli era notoriamente con la sua organizzazione, era il terminale di un mondo sovranazionale che faceva riferimento a Kissinger. Basta notare che il suo piano di rinascita democratica è poco meno che la traduzione del pamphlet The Crisis of Democracy, dove la Trilateral Commission spiegava come disintegrare le democrazie occidentali, per cui era uno dei tanti fili di un unico mostro. Naturalmente Kissinger aveva un potere sterminato e Gelli era un apprendista del maestro Kissinger, però insomma il mondo era quello. Torniamo a Maradona. Secondo te, Francesco, tu hai spiegato bene perché è stata una vendetta americana la squalifica USA 94, la cosa, diciamo, l'hai spiegata in termini anche molto precisi. Secondo te la sua fine adesso, che pure è rimasta avvolta da un po' di mistero, contiene degli elementi non detti, non capiti? Sì, sicuramente, ma quello che non è stato detto è come sia arrivato Maradona in quelle condizioni, perché il giocatore più famoso del mondo, più ricercato dai media, più ricercato dai tifosi, che sia morto addirittura in totale solitudine e depressione, ti fa capire come questi poteri abbiano agito su di lui, cominciandolo a destabilizzare nel 91 con la prima squalifica. Anche in quel caso ci sono state poi delle sentenze che hanno portato alla luce il fatto che il laboratorio di acqua cetosa di Roma, dove fu trovata la prima volta il doping di Maradona, quindi della prima squalifica, era un laboratorio dove venivano addirittura truccati gli esami. I funzionari raccontarono che la macchina con cui venne fatto l'esame a Maradona era già stata truccata, quindi cominciarono a destabilizzarlo mentalmente nel 91. Nel 94 gli diedero il colpo di grazia totalmente, perché lui fece di tutto per tornare in forma, per rigiocare il primo mondiale disintossicato dalla cocaina, il primo mondiale con le figlie che erano presenti, e gli hanno dato una squalifica per un cocktail. E da lì poi è continuato, perché Maradona ha continuato queste battaglie nel 2005, quella che abbiamo raccontato a Mar del Plata, ma ne ha fatte tante altre, e gli hanno veramente messo sempre i bastoni tra le ruote, fino a farlo proprio crollare psicologicamente. Cioè, secondo me Maradona, più che servire morto, serviva proprio che diventasse quello che è diventato, cioè l'ombra di se stesso. È un personaggio che in qualche modo nel suo declino si portava appresso anche quei valori
che lui aveva provato a diffondere nella sua vita, valori che noi non conosciamo. Cioè, di Maradona ci hanno raccontato ogni grammo in più che appesantiva il suo fisico, ogni sospetta dilatazione della sua pupilla, ma non sappiamo nulla di quello che lui ha fatto a Mar del Plata. Le trasmissioni che ha fatto su Telesud non sono mai state tradotte in italiano, io le ho dovute tradurre tutte quante, ore e ore di trasmissioni. Le lettere che si scambiava con i leader sudamericani non sono state mai tradotte. Nel libro c'è una traduzione di due ore di intervista esclusiva che Maradona fa a Fidel Castro, in cui fanno i nomi e cognomi dei terroristi anticastristi che da Miami, sotto copertura della CIA, avevano fatto gli attentati tanto a Cuba, ma anche colpendo in un caso i voli di linea. Quindi loro fanno nomi e cognomi di quelli che appartenevano alla CIA e che facevano degli attentati terroristici assurdi in giro per il mondo contro i leader socialisti, soprattutto contro Fidel Castro. Quindi è una intervista che fa venire veramente i brividi, soprattutto quando Fidel Castro racconta che lui era venuto a sapere da alcuni membri dell'intelligence cubana che si erano infiltrati a Miami nei gruppi anticastristi, era venuto a sapere che stavano organizzando un attentato terroristico su un volo di linea. Quindi lui decide di far arrivare la notizia al presidente americano Clinton. Come gliela fa arrivare? Gliela fa arrivare tramite Gabriel García Márquez, che era amico dei Clinton, perché Clinton era un estimatore dei suoi iscritti, ed era amico di Fidel Castro. Fidel Castro lo convoca, gli consegna un dossier da consegnare all'amministrazione americana. Gli americani vengono a sapere di questi piani, mandano la loro intelligence a Cuba per raccogliere tutte le informazioni, però poi che cosa fanno? Quando tornano a Miami, invece di arrestare i futuri terroristi, cioè i terroristi, arrestano i membri dell'intelligence cubana, quindi quelli che avevano fornito queste informazioni. L'attentato sul volo della Cuban Airlines si consumerà realmente. Pensate che moriranno ovviamente tutti i passeggeri a bordo, di cui 20 ragazze giovanissime della nazionale di pallavolo cubana. Quindi tragedie che si potevano evitare. Questo per farvi capire quanto spietati possono essere gli apparati americani. Maradona anche in questo caso vuole avere un ruolo da protagonista, e infatti è il primo ad andare a cogliere, dopo tanti anni di prigionia, i membri dell'intelligence cubana che erano stati arrestati in America. Li va ad accogliere lui all'aeroporto, li porta a casa e farà un'intervista, ovviamente fortemente antistatunitense, per la prima volta a questi membri dell'intelligence cubana. Lo farà Maradona, questo immagino che tu non l'avresti mai pensato. Invece ti assicuro che quella trasmissione, che il titolo è De Zurda, che vuol dire di sinistro, quindi un gioco di parole sia per la questione politica che per la questione sportiva. Maradona sappiamo che era mancino. Questa trasmissione De Zurda veramente fa venire la pelle d'oca. Di aneddoti su Maradona ce ne sono tantissimi, uno in particolare che può interessare noi per farvi capire quanto lui fosse contro certi poteri. Maradona a Napoli giocò una partita di beneficenza in un campo di Acerra in provincia di Napoli, con la pioggia, nel fango. Pensate, le porte erano delimitate dalle auto, l'arbitro era un ex vigile, tutto questo in un quartiere povero di Napoli, perché doveva raccogliere i fondi per l'amico di un calciatore del Napoli che aveva il figlio che stava malissimo, doveva avere un'operazione e non c'erano i soldi. Maradona disse: vendete i biglietti, vengo io a giocare nel campetto sotto casa e raccogliamo i fondi. Ci sono delle immagini su YouTube che ti fanno venire veramente i brividi. Bene, che cosa accade? Maradona accetta questa proposta di giocare addirittura in un campetto fangoso in provincia di Napoli, mentre arriva un'altra proposta. Ecco, ora se la voce è tornata squillante. Eccola. No, abbiamo parlato troppo presto. Ecco, insomma, nell'attesa che Francesco Amodeo riesca a ristabilire il collegamento, facciamo un po' una sintesi, insomma, delle cose che ha detto. Ha fatto una ricostruzione del personaggio Maradona molto poco conosciuta, e più attraverso un suo lavoro. Facciamo rivedere la copertina del lavoro
di Francesco Amodeo, eccolo qui, il Diego rivoluzionario. Sei tornato tra noi, Francesco? Eccoti qua. Ti No, dicevo, quindi da sì. una parte abbiamo il Maradona che accetta una partita di beneficenza in un campo fangoso, dall'altra parte abbiamo Romano Prodi che si trova in quegli anni in Cina per aprire un ponte economico tra Cina e Italia. Il presidente cinese chiede a Prodi una sola cosa: voglio vedere il mio idolo Diego Armando Maradona giocare in Cina con la sua squadra, il Napoli. Romano Prodi, ovviamente convinto di riuscire nell'impresa, quindi fa questa promessa, torna in Italia e c'è un'intervista bellissima sul giornale, io l'ho pubblicato su tutti i media mainstream, in cui Maradona rifiuta la proposta perché dice: nessuno si vende la mia immagine per i propri interessi personali senza avermelo prima chiesto. Quindi lui da una parte gioca una partita in un fangoso campo di acerra perché glielo aveva chiesto il popolo, dall'altra parte rifiuta milioni di lire per una partita in Cina davanti a non so quanti milioni di cinesi avrebbero visto quella partita in TV e davanti al presidente cinese soltanto perché Romano Prodi si era permesso di avanzare l'ipotesi che Maradona avesse accettato quella proposta per realizzare, diciamo, i propri scopi in Cina, quindi per piazzare una bandiera del Napoli nell'asse Cina-Italia. Questo per farvi capire il personaggio, non ci fu verso né proposta economica per convincere Maradona ad accettare la promessa che Prodi aveva fatto al presidente cinese di vederlo giocare in Cina. Quindi questo è per farvi capire. Di aneddoti ce ne sono davvero tantissimi, di cose che io racconto anche in esclusiva. Noi spesso sentiamo parlare del fatto che Fidel Castro sia sempre stato chiuso alle proposte statunitensi di un colloquio o di in qualche modo di un riavvicinamento. Questo non è assolutamente vero e lo dico nonostante non stia appoggiando quello che è la vita a Cuba o quella che è la rivoluzione cubana, ne prendo assolutamente le distanze, però la verità va raccontata sempre, non solo quando interessa la parte politica a noi più vicina. Racconto la storia di questa giornalista Lisa Howard, riporto addirittura tutte le fotografie di documenti che sono stati desecretati da pochissimo. Io la chiamo la Maradona del calcio. Lisa Howard era la anchor woman dell'American Broadcasting Company, quindi il primo network americano. Oh, era ovviamente una persona, guardate come sono belle queste foto, non so se le riuscite a vedere, ecco, forse devo girarle così. Vabbè, nel libro ci sono. Comunque Lisa Howard, che cosa accade? Questo è un aneddoto importantissimo. Viene mandata dall'amministrazione americana a fare un reportage contro Cuba, quindi viene mandata a Cuba per fare un reportage nella sua trasmissione televisiva contro la rivoluzione cubana. Lei era una donna di sistema, assolutamente, era una donna che prendeva le distanze da Cuba, da Fidel Castro e dalla rivoluzione. Però andando a Cuba, passando 2 settimane a fianco a Fidel Castro, che l'ha voluta incontrare. Cioè Fidel Castro dice: va bene che tu vuoi fare un reportage, ma Cuba però te la voglio far vedere io. Passano 2 settimane insieme, la Howard si innamora di Fidel Castro, si innamora al punto di scrivergli una lettera in cui dice, la lettera è pubblicata nel libro perché è stata desecretata da poco. Lei dice: io condanno la rivoluzione cubana. Mi rendo conto che la rivoluzione cubana è fallita, nel senso che tu non sei riuscito a mantenere le promesse di libertà che avevi fatto quando hai liberato Cuba dalla dittatura, però oggi, insieme a te, mi rendo conto che le responsabilità non sono assolutamente solo tue, ma per la maggior parte sono di parte americana. Dice: tu non sei il tiranno che io avrei dovuto descrivere. Non so quindi come poter portare avanti il mio lavoro se non provare a creare un ponte tra te e l'amministrazione americana con cui io ho contatti. Fidel Castro accetta di affidare alla Howard il ruolo di trade union tra i leader cubano e l'amministrazione americana per arrivare ad una pace in cui Fidel Castro sarebbe stato anche pronto a prendere le distanze dall'Unione Sovietica per il bene dei cubani, se solo lo avessero lasciato in pace
e avessero tolto l'embargo su Cuba. La Howard torna in America e io pubblico addirittura il documento della CIA che è stato desecretato, in cui la CIA ammette di averla convocata e di aver affidato a lei questo ruolo perché lo voleva l'amministrazione Kennedy. Quindi la CIA, parlandone con l'amministrazione Kennedy, il presidente Kennedy accettò di affidare a Lisa Howard questo ruolo e di cominciare un dialogo con Cuba. Due settimane dopo Kennedy viene ucciso. Quando Kennedy viene ucciso, Fidel Castro chiama la Howard e dice: vedrai che da questo momento in poi tutto il nostro progetto salta, anzi sarebbe meglio non vederci più. Lisa Howard scrive una lettera d'amore bellissima a Fidel Castro che io riporto e gli dice: guarda, questo è il più grande attestato di stima che io ti possa dare, perché se gli americani vengono a sapere quello che io ti scrivo in questa lettera, per me è la fine. La Howard decide di andare avanti e torna nuovamente a Cuba da Fidel Castro. Addirittura quando Che Guevara a New York tiene lo storico discorso all'Organizzazione delle Nazioni Unite, un discorso fortemente antiimperialista, Lisa Howard la sera lo ospita in casa sua per fargli incontrare alcuni membri dell'amministrazione americana che invece volevano continuare quel dialogo con Cuba. La CIA lo viene a sapere, i vertici della CIA si infuriano perché lei non aveva più il permesso di portare avanti queste cose. Lisa Howard viene licenziata, scusate, non mi usciva il termine, dall'American Broadcasting Company. Nessun network americano la prenderà più nel suo ruolo di giornalista. Per questo io l'ho chiamata la Maradona del calcio, perché anche lei ha subito delle squalifiche nel suo lavoro proprio perché voleva avvicinarsi a Fidel Castro e soprattutto avvicinare l'America a Cuba. Sapete che fine ha fatto Lisa Howard? È stata trovata suicida nel garage di casa sua, apparentemente per aver preso inghiottito queste pillole antidepressive. Lei era finita in una forma di depressione, come lo era finito Maradona, perché aveva perso il lavoro e perché, come Diego Armando Maradona, era stata squalificata dal suo lavoro. Solo che Diego verrà trovato morto anni dopo per quel edema polmonare, mentre Lisa Howard fu trovata proprio suicida sotto casa. Questa è una storia che nessuno conosce, però ci sono i documenti che sono stati desecretati, sono stati portati tutti fuori da un giornale americano che si chiama Politico, ci sono le lettere originali, ci sono i documenti della CIA. Questo è per farvi capire che quando vi dico che Fidel Castro non ha mai cercato un contatto con gli USA per arrivare alla fine dell'embargo che ha distrutto totalmente il suo popolo per responsabilità sua, ma anche per responsabilità degli americani, invece quel tentativo è stato fatto, lo voleva fare Kennedy attraverso Lisa Howard. Kennedy è stato assassinato, Lisa Howard verrà poi trovata suicida. Sono storie veramente da far venire la pelle d'oca, soprattutto a leggerle nel libro. Adesso le sto raccontando in maniera abbastanza sintetica. Questo è il Diego Rivoluzionario, un libro che non mi permetteranno mai e poi mai di divulgare, quindi disponibile solo sul sito francescoamodeo.it. Ecco, ti ringrazio sempre. Siamo all'analisi di Francesco Amodeo. È importante conoscere queste storie, è importante soprattutto non credere a quello che racconta il mainstream, cercare sempre delle fonti diverse, di giornalisti indipendenti che non vivono grazie alle pubblicità delle solite multinazionali che tengono in vita questi giornali che non riescono da soli a stare sul mercato. Queste storie che sta raccontando Francesco si intrecciano anche con la storia d'Italia. Nel 78 lui parlava dei mondiali dell'Argentina, vinti in Argentina in maniera molto strana. Quello è un anno particolare anche per l'Italia, con l'omicidio Moro, che era finito al centro di esplicite minacce del solito Henry Kissinger, caro amico di Napolitano, uno dei protagonisti di questa torsione antidemocratica che adesso è riuscito a avvelenare all'Europa proprio grazie all'omicidio di Aldo Moro. Volevi aggiungere qualcosa su questo, Francesco? Io ti ho lanciato un assist, guarda, io non sarò Maradona, però insomma qualche assist lo so fare pure io. Per assurdo, c'è qualcosa che hanno in comune Aldo Moro e Diego Armando Maradona. Aldo Moro fu convocato da Henry Kissinger, che gli chiese di abbandonare le sue politiche di riavvicinamento al Partito Comunista, altrimenti avrebbe fatto una brutta fine, e Moro non accettò.
Kissinger anni dopo convocò invece, cioè fece arrivare una proposta a Maradona in cui lo invitava a prendere le distanze dalla rivoluzione cubana. Quindi, come vedi, sono due personaggi che non dovrebbero avere assolutamente nulla di nulla in comune, invece guarda caso ebbero entrambi una proposta da un uomo molto potente, rifiutarono entrambi quella proposta e pagarono entrambi duramente quel rifiuto. Avresti mai immaginato un collegamento Moro-Maradona? Mai. Invece nel libro è riportato. E a questo punto vi racconto un ultimo aneddoto del libro, perché sempre questo serve per farvi capire la differenza tra chi abbraccia il potere e chi invece va contro quel potere con tutto se stesso. Il caso di Moro e il caso di Maradona. Tu invece hai raccontato il caso di Napolitano, cioè chi abbraccia quel potere. Io ve ne racconto un altro. In quegli anni Henry Kissinger, cioè anni prima di Maradona, aveva convocato un'altra persona alla Casa Bianca. Si chiamava Pelé. Era un giocatore brasiliano. Kissinger aveva bisogno di Pelé negli Stati Uniti perché i due paesi si dovevano riavvicinare. Il Brasile si stava avvicinando pericolosamente ai paesi non allineati. Kissinger vola in Brasile, incontra Pelé e lo convince ad andare a giocare per una sfigata squadra di New York, i New York Cosmos. Pelé accetta quell'incarico. Da quel momento lascia il Brasile per andare a giocare, una cosa che Maradona non gli ha mai perdonato, perché era consapevole del male che quegli apparati che Kissinger rappresentava stavano facendo proprio al Brasile. Io ora non condanno Pelé, perché ovviamente un calciatore può decidere di appoggiare qualsiasi squadra di calcio, accettare qualsiasi tipo di incarico. Da un punto di vista etico non l'avrebbe mai dovuto fare, però io nel libro pubblico poi le foto di Pelé abbracciato a Kissinger, tanto negli anni 70 quanto nel 2000, quando Kissinger lo ha voluto nei giochi olimpici di Londra come membro del comitato. Quindi questo è quello che succede a chi abbraccia il potere. Dall'altra parte abbiamo visto cosa succede quando quel potere lo combatte. Però sono battaglie di coscienza, quindi poi ognuno decide per sé. Ecco, le battaglie di coscienza però funzionano solo quando uno ce l'ha una coscienza. Ecco, magari gente come Kissinger forse non ha altre qualità, insomma, più che questa. Senti Francesco, abbiamo fatto una lunga, bella, ricca, densa chiacchierata che ci ha preso, insomma, già quasi un'ora di tempo. Io avrei voluto parlare con te anche di Green Pass, anche di dittatura sanitaria, anche di Mario Draghi, riprendere alcuni temi di un'intervista che avevamo fatto tempo fa a Gotti Tedeschi, che tu hai rilanciato in questi giorni, però ce ne andremo. Allora dobbiamo darci appuntamento per un rapido secondo aggiornamento, ecco, magari anche settimana prossima, ci lasciamo però con la promessa di rivederci a breve per approfondire anche questi temi di più stretta attualità. Prego. E tu, ascoltatore, è piaciuto il libro? A parte che lo trovano sul sito francescomodio.it, ma qualora volessero, perché è piaciuta tanto l'intervista, tutte le prove di quello che stiamo dicendo, io e te ci riaggiorniamo, io ti fornisco ispezioni dei video, tipo di Maradona sul palco a Mar del Plata, qualche video dell'intervista con Fidel Castro, quando era sul treno dell'Alba verso Mar del Plata, ti fornisco i documenti dei segretati che ho riportato nel libro, ti posso fornire la lettera di Lisa Howard, cioè tutto quello che io ti ho raccontato, come sai, te lo posso documentare. Quando vuoi ci riaggiorniamo, pure in una intervista di 20 minuti, facciamo vedere le prove di tutto quello che abbiamo. Ecco, potremmo fare anche un documentario a corollario di questo lavoro da presentare, insomma, come è un'idea che possiamo realizzare. Perché no? Bene, ti ringrazio tanto allora per la tua disponibilità, come al solito è sempre un piacere averti con noi. Grazie sempre a voi, grazie sempre. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questo nostro importante approfondimento. Vi ricordo che Visione TV si regge soltanto grazie alla vostra generosità, grazie al vostro aiuto. Noi dobbiamo creare una TV, un media, uno strumento finanziato dal popolo che combatte in nome del popolo. Tutti gli strumenti che vivono grazie ai soldi dell'elite non faranno altro che continuare a provare a legittimare il potere dei pochi sui molti. La prima cosa che dobbiamo fare è costruire da soli, senza che arrivi nessun filantropo o benefattore, gli strumenti che ci permettono di riconquistare spazi di democrazia, spazi di libertà, ora
negata, visione TV e tutto questo. Potete aiutarci con bonifico, con PayPal, potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e abbonarvi. Grazie a tutti voi, alla prossima.